ragazzi. Ciao ragazzi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Finito anche il quarto giorno di ultimo giorno di Napoli Comico in edizione 2019. Sì, sì. Bella giornata. Anche questa se molto. Se ci avete seguito sui social avete visto che. Assolutamente che la giornata, la nostra giornata è iniziata con l'autografo di Atsushi Kaneko. L'autore di Made in Abyss, che ci ha deliziato con non soltanto con l'autografo in sé, ma con la sua presenza, perché abbiamo scoperto essere un personaggio incredibile. Veramente molto molto simpatico. Avete visto sicuramente il video in cui appunto ci ha fatto l'autografo. Bene, sì. Poi ci siamo divisi. Simpaticissimo, simpaticissimo. Poi ci siamo divisi perché c'erano due eventi molto importanti al quale volevamo veramente partecipare. Io sono andato all'Illegal Show, potete vedere alle spalle appunto. Legal Show, quindi sempre dedicato agli autori di Vigilante My Hero Academy e Illegals, una conferenza, o meglio, di una sorta di approfondimento sull'opera, ma soprattutto sugli autori dell'opera stessa, a cura di Dario Moccia. Anche questo abbiamo comunque registrato e potete vedere integralmente sul nostro canale. Parallelamente Iruma invece dato a Anime il doppiaggio, una conferenza con Fabrizio Mazzotta, grandissimo doppiatore Mazzotta. E non ha, cioè, ormai, non personaggio a caso. Ormai direttore di doppiaggio. Bene, sì. Doppiaggio, noi siamo molto legati al doppiaggio, sapete, soprattutto chi ci segue da tempo sa quanto teniamo al doppiaggio, sì, quanto come sia importante ha sottolineato per lui, è rimasto, è voluto restare, proprio è stato lui a decidere questa cosa di rimanere nel mondo dell'animazione giapponese. Cosa che è ancora più bella, assolutamente, e ancora sì, gli fa più gli fa onore assolutamente, assolutamente. Insieme a lui c'era Carlo Cavazzoni di Anime Click. Diciamo condurre la seduta, diciamo così, la questo conferenza. Approfondimento, la conferenza, e poi ci siamo riuniti. Veramente molto molto bella, vedetela perché è interessantissima. Io stesso la trovate sul la vedrò nostro sul nostro canale, sì. Poi ci siamo riuniti, come stavo anticipando, per vedere il primo film dedicato a Made in Abyss, e successivamente c'è stata una sessione di question and answers, Q&A, con l'autore stesso, che ha dimostrato il suo essere personaggio incredibile, simpaticissimo, estremamente disponibile. È stato davvero sia il film stesso che la sua disposizione nei confronti di tutti noi presenti in sala davvero di grandissimo una sorta di rivelazione, diciamo, e vogliamo ringraziare anche J-Pop per averlo portato in Italia e soprattutto per la disponibilità, anche loro, la bravissima Georgia a fare da interprete, che davvero altissimo livello. Sì, sì, e sì. Niente, quindi bello. Poi dopo ci siamo dedicati insomma a girare un po' per la fiera, a fare anche un po' da semplici appassionati. Vero. E che ci vuole. Che anche ci vuole. Poi e ci sarà poi un approfondimento una su piccola, questa cosa, sì, una piccola sorpresa. Però non anticipiamo, diciamo, seguite. Assolutamente seguite. Sì, avrete modo di vedere questa chicca che stiamo preparando, sperando sì. Che vi piaccia, ovviamente, e soprattutto che vi possa coinvolgere ulteriormente, possa farvi sentire vicino a noi. Detto questo, vogliamo ringraziare quest'ultimo questo video Napoli Comic Con 2019, e vogliamo ringraziare non soltanto il Napoli Comic Con per averci comunque offerto la possibilità di partecipare in maniera attiva. Vogliamo ringraziare ancora una volta Antonella di Star Shop Napoli, Star Comics, Planet Manga, J-Pop, tutti davvero ringraziamo tutti, ma vogliamo anche voi, soprattutto voi, perché anche attraverso Instagram ci avete inondato di mi piace e di cuoricini, cosa che ci fa davvero tanto piacere. Ci fa piacere ed è stato bello poter sentire il vostro affetto, quindi grazie mille di cuore. Quando speriamo che possiate salutarci, assolutamente sì, abbiamo incontrato qualcuno di voi, è stato davvero un piacere enorme, speriamo di poter continuare a farlo e speriamo davvero che voi possiate sempre stare in nostra compagnia. Grazie alla mille, prossima. Alla prossima, ciao.